Ok, ci siamo. Come butte, raga? Mi sono mancati quei video in cui parla Raffica con uno stile incommensurabile che dico un sacco di cagate ma tipo in modo figo, specificando sempre che c'è un pisellone gigantesco. Ma state tranquillamente comodi. So che speravate in un ritorno dei miei vlog come si spera un neurone da consegnare in me contro te. Prima di cominciare il video volevo specificare che volevo intitolarlo una roba tipo come nascono i bambini, no? E fare gesti tipo galoppa cavallozza, galoppa. Allora, scopare una cosa bellissima. Ah, no, non va bene. Dunque trombare, pecorizzare, portellare, pisellare, sodomizzare, martello pneumaticare, fare l'amore e la nonna mer... La nonna. Sì, ciao. Fare l'amore e la nonna meraviglia del mondo. L'ottava è il rap. E io sono qui per insegnarti le tecniche migliori per espugnare il pertugio, che sia liscio o folto come i capelli di Cocciante. Tipo, andiamo ora ad elencare i 5 punti fondamentali per spalancare le gambe ad una dolce e sensibile donzella. Vabbè che ora è pieno di puttanoni nei cessi delle scuole che hanno visto più volatili dei cessi stessi. Ma questo video è più utile per riuscire a scopare, trombare, pecorizzare, sportellare, pisellare una sensibile fanciulla dall'animo nobile. Ovviamente spero che la troviate top e che non la peschiate dalla sagra dell'aborto. E poi comunque è chiaro che se tu sei più brutto di un paravento virtuale con la pelata luccicante e il muschio sui baffi, puoi solamente ricorrere al suicidio. Cazzo, anche a me mancavano sti vlog. Partiamo con i 5 punti. 1. Missione appuntamento. Lei deve accettare di uscire con te. Mettiamo pure caso che tu non sei un cesso a pedali. E sei tipo più o meno carino, no? Anche solo un quarto di me. Devi ammaliarla. Sembrare disinteressato. Ma ogni volta che parlate devi farla ridere. Anche se lei ti racconta che sta andando al funerale di sua madre. E che era il concetto, no? Sì, splendido. Un po' come Johnny. Invitala a bere qualcosa, a fare una passeggiata. Ma mai in luoghi affollati o troppo rumorosi. Tipo in discoteca che devi urlare come un senza tetto sotto la grandine solamente per chiederle se c'ha le gambe pelose. Trova il momento giusto per invitarla. E se lo chiedi per messaggio devi cogliere i segnali, no? Se metti faccino o robe simili può essere che cede. Se invece la trovi fredda con risposta secche, fredde, tipo mi puzzano i piedi. Tradotto significa esplodi brutta merda. Devo specificare che l'invito deve essere di sera. Eh sì, perché si sa che le tipine la sera sono più predisposte all'introduzione del salsicciotto. L'introduzione del salsicciotto. 2. Attiva la modalità oggi puccio. In questo secondo punto ti prego solo di lavarti, vestirti in modo carino, senza sembrare un politico con la cravatta o un tossico con la tuta incappucciata. Magari metti un tipo di profumo e accorcia anche un minimo il cespuglio peloseggiante che c'è nei boxer. Devi essere sempre pronto per pisellare. 3. Parla di robe fisiche. Uno che scopa come un faraone lo sa, e quindi senza inibizioni riesce a parlare in modo vispo e poco fastidioso anche di sesso, di kamasutra, di manate sulle chiappe che tu ti posti dietro e fai hey hey hey. Vuole anche capire che sei un tipo fisico, no? Rude, palposo. Non sembrare uno di quei coglioni con i risvoltini. Fai le sguardi infuocati, no? Cerca di incuriosirla. Fai in modo che si faccia acchiappare da quelle labbra carnose che parlano di quanto sarebbe bello accartocciarla a mo' di contorsionista asiatica. Ovviamente è necessario farle capire che tu vuoi ben 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 ben. Così già magari comincia anche a farsi qualche pensierino, sempre se non fai schifo come un tumore maligno. 4. Casa libera. Ovviamente, 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 ovviamente devi cercare che tu la sera dell'appuntamento abbia la casa a disposizione. E cioè non è possibile, mi auguro che tu abbia almeno una macchina, figlio mio. Altrimenti vai giù di mano all'est e ti pasticci tutta la sera finché il cazzo ti diventa ruvido. Convincila a venire a casa con te. Dile che c'hai un gatto pucciosissimo, anche se non è vero. Fai finta che hai dimenticato di chiudere la doccia. Improvviso un infarto. Dile che è questione di topo o di morte. E se lei accetta, è quasi fatta. Dai che vei forte, ora l'unica cosa che devi fare è non mandare tutta a puttane. 5. Escilo. Questo punto è semplice. Al momento più opportuno, bah, comincia a limonarla. Se ci sta spremile una tetta, tira fuori il biscione. Se lo guarda con simpatia vuol dire che è fatta. In cappuccia al fallo, boom boom, batte il cuore, boom boom, il mondo gira intorno, casca giù. Chiaramente prima di ciò dovrei farla sentire a suo agio, anche se non è casa sua, no? Cioè, elementare. Rodrigo ha parlato, raga. I miei suggerimenti per inserire il gettone sono conclusi. E adesso, se il video ti ha acchiappato, dammi un pucciolenza e lascia un cazzo di commento. Alla prossima, ciao. E se sentite la mia mancanza.